Sarah Flint, and I'm a shoe designer. This is the first season that Sarah Flint is teaming up with Gravati. I've wanted to work with them since I first saw my mom's boots made by them that she's literally had since high school and just gets resold every winter. Really, I mean, I was obsessed with this brand. I knew it was made in the same region as the rest of my shoes, and I had to figure out a way to meet these guys, which I finally did, and they agreed to do a small capsule collection. Il nostro calzaturificio è stato fondato nel 1909 da mio nonno Cesare Gravati. Negli anni ha iniziato la produzione di singole paia artigianali e poi dopo ha iniziato la produzione di scarpe da bambino prima. Dopo la guerra, dopo il 1945, la ditta si è trasformata in industria. E allora ha assunto diversi dipendenti, diversi operai e abbiamo iniziato la produzione delle calzature da uomo. What really makes Gravati special is that the entire shoe is made in-house, whereas most manufacturers are making the heel one place, the outsole one place, and then shipping them together. Gravati literally makes everything in there. They make the insole, they make the outsole, they use techniques like cork on the inside for breathability and to even out the shoe. Nobody uses cork anymore in shoes, but it's pretty incredible. They also use Goodyear construction, which is this stitched detail here. It makes it incredibly flexible. It just lasts that much longer because, you know, it's not just a cemented outsole that's put on there. Noi abbiamo mantenuto la lavorazione tradizionale della scarpa, praticamente oggi si usa molto fare la suola prefabbricata, c'è tendenza a fare un lavoro esterno al calzaturificio per avere meno impiego di manodopera. E allora si cerca di fare la lavorazione prefabbricata della suola, praticamente dal montaggio, poi acquistando la suola già finita, si salta tutta la fase di lavorazione della cucitura, della fresatura. Questo cambiamento, diciamo, se si volesse fare questo cambiamento, si risparmierebbe tutta questa manodopera. Ma noi abbiamo deciso di non farlo, abbiamo deciso di mantenere la nostra condotta, come avevamo fatto sempre, per, non so, per avere un tipo di scarpa un po' più artigianale. Questo è lo scopo per cui ci differenziamo un po' dalle ditte che adesso sorgono adesso, dalle nuove ditte. In comparison to some of the more modern factories that I've been to, it's really incredible because not only are they doing the processes that other people are outsourcing, but the way the factory is set up, you know, you'll see even that they use trolleys instead of a conveyor belt system. Etoir sort of manages the upstairs, which is the stitching department where they hand cut all the leathers, and Cesare manages downstairs where the lasting department is, where the outsole is made. He sits at the end of the production line and looks at every shoe. Checks it before it goes in the box. Tengo che la presentazione del prodotto sia molto importante perché il cliente, il consumatore, quando vede la scarpa esposta in vetrina, prima di tutto guardi il look della scarpa. Poi dopo, in un secondo tempo, quando ha scelto la scarpa, per dire, poi dopo la prova, se va bene, la guarda, e sente se il pellame è morbido. E quindi praticamente noi riteniamo che un punto fondamentale sia quello della finitura della scarpa e della presentazione. I've never done a collaboration with an American before. They actually have only ever produced shoes for one other designer who lives in their town. And yeah, so I'm just really excited to be working with them. Genere, il tipo di scarpa che produce Sarah Flint si adegua bene a quelli che sono la nostra tipologia di lavoro, ecco. E praticamente abbiamo la maggior parte del nostro prodotto è fatto con i tacchi bassi o medi, non facciamo mai tacchi alti, soprattutto da donna. I'm so grateful to have Cesare and Etoir as mentors and I just can't wait to see how the collaboration progresses and learn more from them. Thank you.